Grazie Presidente, io sento ancora parlare di errori, errori ed errori. Allora, questa la delibera famosa del 2018, io continuo a dire che non è stato un errore, ma è stata dettata dalla necessità di, ho detto prima, armonizzare i tempi della scuola con i tempi amministrativi. È stato ricordato anche dal consigliere De Priamo, per peccato che in alcuni casi va bene, in altri non va bene. Mi riferisco alla adeguata pubblicità. Beh, posso dire a beneficio anche del lavoro che hanno fatto gli uffici nel 2018 per, come dire, ottemperare al dettato della delibera. È stata fatta una capillare pubblicità, ma non solo sul sito di Roma Capitale. Ho testimonianza con atti, con note scritte inviate dal Dipartimento ai dirigenti scolastici, ma anche ai municipi, per dare adeguata pubblicità a questa nuova norma che andava a smantellare una prassi consolidata negli anni, ma che non poteva essere la prassi considerata una norma. Dovrei dire in maniera polemica, ma mi astengo dal farlo perché non è nel tempo né luogo, che la legge non ammette ignoranza, ma in quel contesto, proprio perché si andava a intervenire su quote contributive, ripeto, contributive da parte dei meno abbienti, si è fatta adeguata pubblicità. Ci è mancato di farla casa per casa. Affineremo anche questo, inviterò l'amministrazione, laddove è possibile, a fare una pubblicità casa per casa. Riguardo al secondo punto di questo ordine del giorno, beh, mi preme sottolineare che questa amministrazione ha mostrato grande attenzione, in conseguenza proprio del Covid, ai contribuenti, a tutti quelli che godono non solo del beneficio fiscale, ma anche che pagano per intero la quota contributiva. Ripeto, una quota contributiva, e questo deve fare un attimino riflettere. Noi abbiamo sospeso i pagamenti, lo abbiamo fatto con un atto d'aula, è stato recepito dalla Giunta, quindi i pagamenti per la refezione sono stati sospesi. Vuol dire che si dovrà procedere adesso a compensazione per la parte ovviamente contributiva di chi si avvale di questo servizio, che è per tutti. Non solo per i meno abbienti che presentano una certificazione ISEE e che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, parliamo di agevolazioni fiscali, che devono anche rispondere a un dettato superiore che è quello del richiamato DCPM a cui ho fatto riferimento all'inizio di questa discussione. Quindi credo che abbiamo messo in atto tutto quello che era possibile mettere in atto. Abbiamo voluto, non eravamo nemmeno tenuti a farlo, ma abbiamo voluto integrare la delibera appunto su cui stiamo intervenendo, proprio per aprire una finestra ulteriore per chi è ritardatario, perché in questa ottica dovremmo andare a compensare, come dire, a risarcire sui ritardatari del 2017, del 2016 e del 2015 e 2014, perché i ritardi nella presentazione dell'ISEE non è frutto dell'anticipazione della data ultima che ha risposto a un'esigenza di, come dire, praticità e opportunità per dare dei servizi migliori, ma è un ritardo consolidato. Quindi ora ci auguriamo che, avendo dilatato l'opportunità di dilatare i tempi fino a settembre, al 30 settembre, dicembre era impossibile, infatti abbiamo presentato un emendamento di questo tipo, i ritardatari saranno
in numero minore, e comunque quelli dell'anno scorso erano più o meno simili, uguali in numero e in percentuale a quelli dell'anno precedente. Quindi siamo rammaricati, ma non trattandosi di un errore, voteremo no anche a questo ordine del giorno. Grazie. Grazie.